Lievito. I lieviti rivestono un ruolo fondamentale nella nostra vita di tutti i giorni. Pensiamo ad esempio che senza il lievito non avremmo il vino, non avremmo la birra, non avremmo il pane se non ci fosse il lievito, per non pensare all'innumerevole quantità di dolci che non potremmo cucinare se non ci fossero i lieviti. Ma sappiamo davvero come funzionano e perché hanno questi effetti così importanti, se vogliamo, nella nostra vita? Ho allestito un esperimento per cercare di capirlo assieme. Seguitemi. Ok, forse riusciamo a sistemarci senza perdere troppo tempo. Di cosa abbiamo bisogno? Ho recuperato tre bottiglie, una, due e una, tre, sono ancora capace di contare. E abbiamo tre bicchierini. Dentro questi tre bicchierini abbiamo rispettivamente tre cucchiai di zucchero, due cucchiai di zucchero e un cucchiaio di zucchero. Di cos'altro abbiamo bisogno? Ovviamente del lievito. Ho tre bustine di lievito di cui non diciamo la marca, ma possiamo dire che so che sono della Torte Diavoli. Questa è una cagata. Questa è veramente un'idiozia. Ovviamente fondamentali per capire come funziona il lievito. E abbiamo tre palloncini. Altre cose utili sono dell'acqua tiepida, non troppo calda, poi vedremo perché. Un imbuto e una caraffa con cui versare l'acqua. Vi spiego come procederemo per fare l'esperimento. Per prima cosa apriamo le nostre bustine di lievito. Aperta e versiamo una bustina in ogni bottiglia d'acqua. La prima è andata, altre due mancanti. Sta cadendo tutto! Non è una buona idea. Ottimo. Seconda bustina. E terza bustina di lievito. Per la terza bottiglia. A questo punto, in ogni bottiglia andremo ad aggiungere lo zucchero. Qui abbiamo detto che abbiamo tre cucchiaini di zucchero. Qui ne abbiamo due. E qui ne abbiamo uno solo. Voilà. Prendiamo l'acqua tiepida. Ci sono 3 decilitri d'acqua, ma è molto indicativa la quantità, no, no, non è fondamentale essere precisi. E iniziamo a versarla. La prima è pronta. Vediamo se riusciamo a essere abbastanza precisi anche con la seconda. Sembra di sì. Trasferiamo l'accrocchio. Seconda è pronta. Se qui non mi cade tutto, ottimo. Possiamo preparare. Qui ho la misura inglese, non ci capisco niente, ho bisogno del sistema internazionale per lavorare. Ok. La terza è pronta. Possiamo ritirare tutto quello che non abbiamo utilizzato perché è importante, voi bambini da casa, che tenete sempre pulito il vostro spazio di lavoro. E anche questa è un'altra cagata che probabilmente taglierò. Ritiriamo tutto. Ok, a questo punto diamo una mescolata. Diamo una mescolata. Indovinate un po', diamo una mescolata. Il procedimento va ripetuto in maniera simile. Ok, sembra che il lievito si sia sciolto
abbastanza in tutti, c'è un odore che non vi sto a dire, fa schifo. E ora andiamo a coprire le nostre bottiglie con i palloncini. Ok, questa prima è pronta. Seconda bottiglia. Voilà. E terza bottiglia. A questo punto non ci resta che attendere che il lievito faccia il suo lavoro e che i palloncini si gonfino. Una volta terminato l'esperimento, cercheremo di capire perché questo succede e qual è il principio chimico che ne sta alla base. Molto bene, il nostro esperimento si è concluso e possiamo vedere che anche se nel mezzo dell'esperimento abbiamo dovuto sigillare col nastro isolante i palloncini per evitare che ci fossero delle perdite che effettivamente avevano avuto luogo, infatti quello in mezzo era rimasto un po' indietro, poi da quando l'abbiamo sigillato è riuscito a recuperare, c'è una proporzionalità tra la quantità di zucchero che abbiamo messo nella bottiglia e quanto il palloncino era gonfio, perché la quantità di lievito e di acqua erano le stesse, cambiava solo la quantità di zucchero e chi aveva meno zucchero al palloncino meno pieno, chi aveva più zucchero al palloncino più gonfio. Perché c'è questa relazione? Cerchiamo di capirlo. Adesso ritiriamo il materiale che ci è servito per l'esperimento e possiamo entrare, o meglio, tornare nella modalità di divulgazione, se così possiamo chiamarla. Ok, riponiamo il camice al suo posto e cerchiamo di capire come funzionano i lieviti e perché producono CO2, perché hanno fatto gonfiare il palloncino. Per fare questo ci avvaliamo di un potente mezzo divulgativo, ovvero il plastico fatto male, perché ovviamente i lieviti non hanno gli occhietti e sono un po' più piccoli. Ma per il resto può servire ai fini della nostra esperienza. Ora, come funzionano i lieviti? Perché ci interessano? Le nostre cellule, per sopravvivere, per ottenere energia, seguono un processo metabolico che prende il nome di respirazione. Il nome lo può fare intuire. Respirazione ha a che fare con l'ossigeno. Bene, i lieviti che fanno la fermentazione possono vivere tranquillamente in assenza di ossigeno. Per essere precisi, anche alcune nostre cellule possono, in determinati casi, in particolare assenza di ossigeno, fare la fermentazione. Ma noi non potremmo vivere di sola fermentazione, come invece fanno i lieviti. Cos'è la fermentazione? Beh, cerchiamo di capire cosa abbiamo fatto, ripercorriamo i passaggi. Abbiamo essenzialmente dato dello zucchero al nostro lievito di birra, ed è quello che stiamo facendo. Prendiamo dello zucchero e lo diamo al lievito di birra, che prima era essiccato nella sua bustina, lo abbiamo reidratato mettendolo nell'acqua e gli abbiamo dato dello zucchero. Lui si nutre dello zucchero e lo trasforma, segue un processo metabolico che è quello della fermentazione, che passa per la glicolisi, che è un passaggio comune anche alla respirazione, anche a quella che facciamo noi. C'è questo primo passaggio che è comune e poi fa una cosa diversa. Trasforma il piruvato, che è quello che è il risultato di questa famigerata glicolisi, e lo trasforma in anidride carbonica e alcol etilico, in questo caso, oppure ci sono altri processi fermentativi come quelli che producono l'acido lattico. Vediamo subito, abbiamo dato dello zucchero, è passato un po' di tempo, ha fatto tutta la glicolisi, è arrivata al piruvato, e una volta che è arrivata al piruvato, con dei particolari enzimi, butta fuori alcol etilico e anidride carbonica. Beh, per i nostri fini
Questo è quello che ci interessa sapere. Ovviamente le cose sono molto più complicate di così. Però per capire in generale come funzionano i lieviti, mi sembra che possa essere sufficiente. Detto questo, spero che l'esperimento vi sia piaciuto. Nel caso in cui vi sia piaciuto, io mi abbasso all'altezza del lievito per parlare con voi in modo che anche lui possa farvi questo saluto. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, condividetelo, commentate, parlatene con gli amici, non lo so, fate un po' quello che vi pare. Un saluto e alla prossima. Vi rubo ancora qualche secondo per ricordarvi che abbiamo già parlato di lieviti un po' di tempo fa. Vi lascio il link qui da qualche parte e sicuramente sopra nelle schede, mentre in descrizione ci sarà un altro link per poter andare a vedere, a leggere un articolo di Dario Bressanini in cui si parla di lieviti. È davvero molto interessante, vi consiglio di andare a farci un salto. E non vi posso dire altro se non ricordatevi di iscrivervi e premere il tastino, quello con la campanella, per non perdere nessun contenuto, che già ne faccio pochi di video, se ve li perdete pure è un casino. Cioè, mi potete capire, no? Bene.